Giocheranno tutte nel girone H le otto squadre pugliesi che parteciperanno al campionato di calcio di Serie D, girone H della stagione 2012-2013. Lo ha comunicato la Lega Nazionale Dilettanti, che ha annunciato la composizione dei 9 gironi, tutti a 18 squadre, con eccezione del girone B e del girone C a 20 squadre, che raccolgono complessivamente 166 club. L'annuncio è arrivato dopo l'accoglimento da parte della FIGC della richiesta di iscrizione in sovrannumero di SPAL, Foggia e Taranto e il ripescaggio per dare omogeneità ai gironi del Cinzia. Ecco dunque le squadre che parteciperanno al prossimo girone H: Battipagliese, Biceglie, Brindisi, Potenza, Campania, Grottaglie, Foggia, Fortistrani, Francavilla, Matera, Monopoli, Nardò, Pomigliano, Puteolana, Ischia, Sant'Antonio Abate, Gladiator e Taranto. Il campionato comincerà il prossimo 2 settembre alle 15 e terminerà il 5 maggio. Le squadre avranno l'obbligo di schierare almeno 4 giocatori giovani under in campo, uno nato dopo il 1 gennaio 92, due dopo il 1993 e uno dopo il 1994. La prima classificata salirà direttamente in seconda divisione. Sono previste invece 4 retrocessioni in eccellenza, le ultime 2 in classifica più le 2 che usciranno sconfitte dai play-out. Il 19 agosto prossimo alle 16 si terrà invece il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, che prevede una gara unica fino alle semifinali. In caso di parità si va direttamente ai rigori. Ecco le gare delle squadre pugliesi: Termoli Foggia, Biceglie Matera, Monopoli Nardò, Grottaglie Taranto, Trani Potenza. Il Brindisi comincerà la Coppa dal primo turno del 26 agosto alle 16 contro la vincente tra Monopoli e Nardò.